Carlo Alberini, Branco Berci, non bastava vincere nella classe G70, Calvi Network è Boat of the Week qui a Key West. Beh, il merito è il suo, io più in là di guidare faccio poco, quindi è lui che chiama le cose giuste, regola la barca nel modo giusto e ci porta sempre a vincere. Fino adesso è stato bravissimo, abbiamo messo su un team meraviglioso con ragazzi che ormai mi seguono, Sergio e Irene, da tanti anni. Abbiamo aggiunto Carlo l'anno scorso, che ha permesso di vincere altre tre tappe del circuito quando Branco non poteva, e tutti insieme poi abbiamo vinto sia l'Europeo e adesso questa enorme soddisfazione di essere barca della settimana qui a Key West. Branco, è stata una settimana difficile, è successo un po' di tutto. C'è stata un OCS, però Calvi Network ha ottenuto come peggior risultato della serie un undicesimo. Il segreto di questa solidità qual è stato? Ma diciamo che il segreto è, come ha detto Giancarlo, il gruppo compatto di tutti i ragazzi, che ognuno ha fatto il suo non bene di più, e questo ci ha permesso di andare alla barca svelta dalla parte giusta, come si dice. Come hai trovato la classe statunitense rispetto alla classe europea? Sono bravi, si vede che sono avanti, perché sono da 3 anni che lavorano, e specialmente in condizioni, diciamo, non mediterranee, cioè gli ultimi 2 giorni si è visto che sono veramente bravi. Carlo, la soddisfazione di essere qui a vincere con il team nel quale hai sempre creduto e che ti accompagna da tanto tempo? Sì, soprattutto il team è nel cuore, questa scritta qui, Calvi Network, che ci segue da quasi 20 anni, che ci sostiene, e senza gli sforzi di Calvi Network, gli sforzi di Consulting, che da lontano ci permettono di poter scendere in acqua competitivi, non saremo sicuramente qui e non potremo raccogliere questi risultati. Quindi un primissimo ringraziamento va loro e ai ragazzi, perché si meritano queste vittorie, perché se le sono sudate fino all'ultima virgola. Veramente. Branco, Eli Hansen è arrivato terzo alla fine, però ha detto ci vediamo a Miami. Sì, è vero, ci ha detto che ci vediamo a Miami, e non sarà tanto facile batterlo, però noi comunque siamo qua per provarci a rompere le scatole agli altri. Complimenti a tutta la nave.